2030 dell'ONU si è posta di raggiungere entro il 2030 17 obiettivi, tra cui c'è il goal numero 6 riguardante l'elemento acqua, che è quello di poter garantire a tutti un uso sostenibile dell'acqua e la garanzia delle norme igienico-sanitarie. Di questi c'è il punto 6, che riguarda appunto il mantenimento e il ripristino di tutti quegli ecosistemi che sono strettamente legati all'acqua, quali possono essere la montagna, le foreste, i fiumi, laghi, falde acquifere, paludi. Il mondo WISP è sempre stato particolarmente attento alle tematiche ambientali e pertanto utilizza l'elemento acqua come una vera e propria palestra a cielo aperto, ossia tutte quelle attività che sono strettamente legate all'acqua, quali possono essere il rafting, il canottaggio, il canyoning, la canoa, il surf, ma anche quelle che, seppur non dipendendo strettamente dall'acqua, comunque ne fanno parte. Facciamo un esempio del ciclismo, dell'equitazione, oppure della storica corsa che si fa al lago di Piedilugo, che comprende il giro dell'intero lago. Altra famosa attività della WISP Umbria è la discesa del fiume Tevere, una sorta di campeggio itinerante dove, remando e pagaiando lungo il corso del fiume, lo si percorre per buona parte della sua lunghezza qua in Umbria. L'Umbria, pur non avendo un affaccio diretto sul mare, è una regione dove l'acqua ha una forte predominanza. Basta ricordare il lago di Trasimeno, nella parte nord-occidentale della nostra regione, dove appunto si svolgono attività della WISP Umbria come il surf o la canoa, o nella parte sud, che è il lago di Piedilugo, dove, come ricordavo prima, viene fatta la storica corsa intorno al lago. Paludi, ricordiamo la paluda di Colfiorito, che è una delle zone umide più importanti d'Europa. Fiumi come il Tevere, con la famosa discesa, o il Nera, che scorre all'interno della Valnerina. Non dimentichiamoci che poi, con l'utilizzo delle acque di questi fiumi per scopi idroelettrici, si è potuto contribuire alla realizzazione di altri ecosistemi acquatici, come il caso del San Liberato, oppure di Corbaro, di Alviano. Le cascate, di cui ricordiamo la più famosa, che è la Cascata delle Marmore. Ce ne sono tantissime altre in Umbria, seppur di dimensioni più piccole, come le cascate del Menotre nei pressi di Foligno, ma non di minore importanza. Quindi, WISP Umbria ed elemento acqua, due cose strettamente legate per tutta l'attività del territorio e dei suoi associati. Quindi ricordare che questo obiettivo è molto importante perché permette di poter garantire un uso sostenibile dell'acqua che, se nei paesi sviluppati è consuetudine consumare più acqua di quanto ne venga prodotta in natura, questo nei paesi sottosviluppati non lo è, perché spesso è molto difficile raggiungere le fonti di acqua potabile e non ci sono le benché minime norme igienico-sanitarie. Pertanto, proteggere l'acqua per salvare il pianeta.